Ciao a tutti, sono Sandra 2011 e facciamo un secondo video sull'evento di primavera 2021 che è partito nel server beta da un po' di giorni, quindi diamo qualche anticipazione. E abbiamo visto nel primo video che in questo evento c'è uno stagno nel quale c'è una rana origami che salta di foglia in foglia, trovando altri animali origami, fino ad arrivare alla fine dello stagno a prendere il premio del giorno. E il premio finale, poi invece il premio del giorno può prenderlo scegliendo i singoli origami nello stagno. Come in molti eventi, c'è da decidere se puntare al premio finale o al premio del giorno. Considerato che il premio finale, il Suation Meal, non dà potenza militare, io ho deciso di puntare invece al premio del giorno e ho aspettato per consumare le lanterne che servono proprio per spostarsi nello stagno. Ho aspettato un giorno in cui ci fosse un premio che secondo me valeva la pena. In particolare oggi abbiamo il kit di selezione per gli elementi del set di primavera, del set Sakura, quello che comprende il set Sakura, lo stagno Nishigoi, l'imperatore, il gong, la zona Zen, insomma lo conoscete tutti perché è parecchio tempo che c'è, viene molto usato proprio per la potenza militare in molte città. Di giocatori avanzati trovate uno dopo l'altro una serie di set completi che quasi riempiono la città. Andiamo allora sul gioco. Qui siamo sul server beta, ecco qui abbiamo l'evento. Andiamo subito nella città, Dunarson, l'unico mondo che esiste nel server beta. Questo è il premio di Suation Mill, il mulino di Suation, non so che cosa significa. Eccoci qua. Allora, come vedete, io ho messo da parte parecchie lanterne, ho fatto tutte le missioni che si possono fare tutte di seguito, più quelle giornaliere. A me manca quella di oggi. Vediamo se è semplice, beh, 8 ore, non, ma magari avviamola. Compro 5 punti. 1, no, ho sbagliato. Ah, sbagliato, ho aperto un pacchetto da 2 punti di questi 5 punti, devo comprare 1. 2, 3, 4 e basta, la cosa è piena, avendo aperto ho fatto un problema, mettiamolo da qualche parte su questo punto, mettiamolo qui e compriamo il punto che manca. Ok, quindi ho comprato i punti, la produzione è 10 volte da 8 ore, forse è da 8 ore queste produzioni che ho messo qui. No, evidentemente non lo era, non ho fatto una missione normale di queste qui. E mettiamo la produzione da 8 ore. Quante volte? 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tante volte ci fosse qualche saccheggio. Potremmo anche chiudere la missione con qualche kit. Vediamo che cosa abbiamo. Da 2 ore dovrei usarne 4 da 2 ore, ne ho 17, ma tutto sommato non vale la pena, cambia poco, qualche lanterna in più, ne ho 4600, questa missione me ne darebbe altre 90, insomma cambia davvero molto poco. Allora vi stavo dicendo, ho fatto prima le missioni, quelle che si possono fare tutte quante, poi ho fatto le missioni giornaliere fino a dove potevo arrivare, ho avuto 400 lanterne con la 22esima missione, ne mancano poche ad averne altre 830 e andiamo subito nello stagno. Questa rana origami, vedete, non ha mai camminato perché aspettavo di avere le lanterne, oggi abbiamo, ecco, il premio speciale del giorno, che è il kit del giardino dei ciliegi, che è formato, questi sono gli aggiornamenti, perché ogni elemento del set ha il livello 1 e il livello 2, ecco, quindi la zona Zen, la roccia Sakura, lo stagno Nishikoi, l'entrata dell'ingresso dell'imperatore e il gong. E vediamo quali sono le caratteristiche di questi edifici, magari vediamo direttamente al secondo livello. La zona Zen al secondo livello ci dà un punto forge, 10 quando stanno chiaramente vicini a tutti gli altri elementi del set e 10 beni. Poi invece abbiamo la roccia Sakura, che è quello più importante, che al secondo livello ci dà, io sono nell'area degli asteroidi, 4%, cioè 10% in realtà di attacco militare, oltre alla felicità.
Poi abbiamo lo stagno Nishikoi che ci dà felicità e ha un bonus difensivo per l'esercito di difesa di 12. Poi abbiamo l'ingresso dell'imperatore che ci dà 2 punti forge oltre a medaglie. Il gong che ci dà 4 punti forge. E infine la zona Zen che ci dà. No, qui c'è il livello 1, non l'abbiamo visto. Dov'è la zona Zen? L'upgrade della zona Zen? Non c'è l'upgrade della zona Zen. Qui c'è un errore perché era la prima. L'abbiamo vista allora. Ok, e allora partiamo subito. Cioè, adesso bisogna capire come ottimizzare le nostre scelte. Quindi, quale di queste foglie, di questi origami scegliere. Allora, l'altra volta avevo fatto vedere che nel FOE Wiki Fandom non c'era ancora l'evento di quest'anno. C'è quello dell'anno precedente. E qui abbiamo l'elenco degli animali e la scelta che va fatta di ogni animale, la scelta che va fatta per. Non ho capito che è successo. Scelta che va fatta secondo se puntiamo al premio del giorno o al premio alla distanza, quindi al premio finale. Qui per ognuno dice quant'è la probabilità del premio del giorno, quelle lanterne che costa, quindi facendo semplicemente la divisione, il numero di lanterne diviso questa percentuale si ha quante lanterne costa ogni giorno. Non so perché mi dà questo problema, però io comunque me lo sono salvato su un file Excel e quindi possiamo prenderlo dal file Excel. Fatemi controllare se lo vedete, il file Excel se lo vedete. Ecco, vedete, qui abbiamo i vari animali e qui abbiamo la percentuale di probabilità del premio del giorno. Cioè no, qui abbiamo le lanterne e qui il rapporto fra i due. Quindi le lanterne diviso la percentuale che viene che se con 6 lanterne ho l'1%, se l'8% è con 52, ogni 6 50 lanterne è un 8%. Li ho messi in ordine dal costo minore al costo maggiore, quindi questa è la scelta da fare. Prima il coniglio, poi il gatto, poi il cane, la farfalla e così via per avere la maggiore probabilità del premio del giorno. Se invece volesse maggiore probabilità del premio finale, quindi la maggior distanza nello stagno, dovrei scegliere in quest'altro ordine e mettere in base a questa distanza, quindi scegliere un po' il contrario. Vedete, qui stanno messi a rovescio, 52 il coniglio è il più sfavorevole per il premio finale, ma il più favorevole per il premio del giorno. Certo, questi sono valori dell'anno precedente, quelli di quest'anno non si sanno ancora, però almeno i valori del costo del giorno possiamo anche calcolarceli noi, perché basta fare questa divisione, quindi a mano che incontriamo gli animali verifichiamo che non sia cambiato rispetto all'anno scorso. Qui, diversamente dall'evento del Frostball, dobbiamo scegliere un allenatore e quindi possiamo procedere direttamente. Allora, qui abbiamo il gatto, il raccoon, non credo sia il procione, e il leone. Andiamo, traduttore Google, cerchiamolo così. Raccoon, procione, sì, era giusto. Ok, allora che abbiamo detto il gatto, il procione e il leone. Il gatto ci dà 79 lanterne. E un 12% di prendere il premio finale. Il gatto 12% e 79 lanterne e quindi è corretto, quindi questo 6,58, segniamo in giallo quelli che sono confermati, quindi questo 6,58 è confermato. Poi abbiamo il procione che con 110 lanterne ci dà un 13%, quindi il procione 110 lanterne, 13%, anche questo è confermato, vedete che probabilmente sono gli stessi valori dell'anno prima, e il leone con 152 lanterne ci dà un 12%, esattamente, anche questo è confermato. Quindi fra i tre conviene quello più in alto, conviene il gatto a questo punto, è quello che mi costa di meno, 6,58 lanterne per ogni 1%, 1% contro 8 del procione e 12 del leone, e quindi scegliamo il gatto.
Anche se non mi sembra tanto un gatto questo, ma insomma, gatto c'è scritto. Eccola, la rana è andata dal gatto e abbiamo vinto subito, vedete, il premio. Beh, questa è fortuna perché la probabilità era soltanto dell'8%, del 12%, e abbiamo vinto il primo kit di selezione. Ah, devo dire che io già molti di questi kit li avevo, li ho nell'inventario, perché si vincono nelle missioni anche giornaliere, si vincono, si comprano all'inventario, si vincono nelle aste, quindi insomma metteteli da parte. Ok, adesso vediamo quelli che abbiamo adesso, vediamo se anche questi corrispondono. Il coniglio abbiamo 52 e 8%. Coniglio esattamente, al coniglio vedete è il migliore. Poi abbiamo il cigno 110 e 12%. Il cigno dov'è? 110 e 12%. Ok, vedete, quindi i valori sono gli stessi dell'altro anno. E stag dovrebbe, non so cos'è, un alce sembra. Cervo. E il cervo ci dà 151 e 8%. 151 e 8%, perfetto. E quindi fra questi ci conviene il coniglio. Se puntiamo al premio del giorno, che è quello che costa meno lanterne, e quindi scegliamo il coniglio. Ok, abbiamo avuto un bonus per le monete, ce ne facciamo poco. Adesso vediamo qui che cosa abbiamo. Il gatto già l'abbiamo visto. 79,12, controlliamo che non fosse variato. Ok. Poi qui abbiamo il topo, 55. Il topo 55, quindi la percentuale sembra la stessa. E la giraffa 152,9. Ok. Quindi di questi conviene, già ho dimenticato quali sono, il topo, la giraffa e il gatto. E conviene il gatto. Prima ci ha dato subito il premio del giorno, questa volta no. Poi l'elefante 113 e 10. L'elefante 113 e 10, anche questo è confermato. Questo che cos'è? Questo sempre il coniglio, già l'abbiamo visto. La volpe ci dà 84 e 10. La volpe 84 e 10. Ok, allora abbiamo detto che abbiamo elefante, coniglio e volpe. E la volpe è migliore. Volpe, volpe. No, no, il coniglio è il migliore. Il coniglio avevamo? No, non avevamo il coniglio. Ah, sì, il coniglio. E allora prendiamo il coniglio. Ok, poi qui abbiamo il gatto che già l'abbiamo visto, il cigno che l'abbiamo visto e la giraffa l'abbiamo visto. Quindi il gatto è il primo di questi, scegliamo il gatto. La prima volta ho vinto il premio, adesso il premio del giorno, adesso non lo vinco più. Qui abbiamo il procione, la farfalla è nuova, la farfalla 55 e 7%. Ok, anche questo è confermato. Se manca soltanto il cane. Il cervo, ma il cervo mi sembrava che era venuto il cervo, non l'ho segnato. E il cane 80 e 12%. Ok, rimane solo da confermare il cervo. Allora, qui abbiamo detto procione, farfalla e cane. E il cane è il migliore. Comincia ad essere parecchio tempo che non prendo il premio del giorno. Qui abbiamo allora leone, volpe e cigno. Leone sta qui, la volpe sta qui, la volpe è il migliore. Ok. Qui abbiamo gatto, il gatto già lo sappiamo che è il migliore, perché per il resto sono coniglio, gatto e cane. Quindi prendiamo il gatto. Ok. Qui abbiamo il cane è il topo dell'elefante, quindi prendiamo il cane. Ricordiamoci, coniglio, gatto e cane sono i tre migliori. Ah, eccolo il cervo, 151 e 8%. Ok, quindi sono confermati i valori dell'altro anno, almeno per il premio del giorno, probabilmente anche per la distanza saranno confermati. Ok, quindi coniglio, gatto e cane, questo è l'ordine.
Qui che cosa abbiamo? Coniglio, e scegliamo il coniglio. Ok. Qui abbiamo raccoon, mouse, diciamolo in inglese, leone, visto che sono scritti in inglese. Raccoon è il migliore. Un procione. Qui abbiamo il cervo, il cigno e la farfalla. La farfalla è il migliore. Ok, siamo quasi arrivati in fondo allo stagno. Qui abbiamo il gatto sappiamo che è uno dei migliori, prendiamo il gatto. E qui abbiamo la volpe e il cane. Il coniglio era il migliore in assoluto, abbiamo detto. Ok. Qui abbiamo il topo, ancora il coniglio. Siamo arrivati alla fine dello stagno e prendiamo il gran premio. Anche se, come ho detto, non è quello a cui punto. Ok, ecco il gran premio, Session 1000. Session dovrebbe essere, io leggo Sway perché in cinese Sui si legge Sway se non sbaglio, dovrebbe essere, mille è mulino in inglese, Session dovrebbe essere cinese, non giapponese, vediamo, infatti traduci da cinese, liscio, il mulino liscio, boh, strano nome, ok, ecco il mulino e andiamo al secondo stagno, qui abbiamo la volpe. Il procione e il leone, quindi la volpe è il primo. Certo, adesso è un po' che non prendo, sta oltre 4000. In teoria, se vediamo qui lo specchio, ogni 1% mediamente sono 8 lanterne, quindi ogni 800 lanterne mediamente dovrei prendere un premio. E penso, ma forse 800 non le ho passate. Ho preso proprio al primo colpo, ho preso il premio. Qui abbiamo il cane. Qui abbiamo il gatto, noi dopo un po' uno si impara quali sono quelli che servono, qui non mi ricordo, fra topo, cigno e leone chi conviene, leone sta qui, il topo dov'è? Il topo sta avanti, il cigno sta ancora avanti, quindi conviene il cigno, è il cigno questo, sì, brutto come cigno. Ok, qui abbiamo il coniglio che è il migliore. Se siete stanchi e lo trovate noioso, andate pure avanti nel video. Ma il video consisterà sostanzialmente in questo lavoro di ricerca del premio del giorno e basta. Non credo neanche che poi alla fine metterò, ma forse lo potrei anche metterlo il premio se vinco il set completo. Ma insomma, cambia poco. Qui abbiamo il gatto. Ecco, abbiamo vinto finalmente il secondo kit. Qui abbiamo volpe, farfalla e cervo. La farfalla è meglio. Qui abbiamo il coniglio. Ok. Qui abbiamo volpe, topo e procione. La volpe. Farfalla, elefante e cervo. E la farfalla. Giraffa, cigno e volpe. Avevamo detto che era la volpe, se non sbaglio. La volpe, sì. Ok, abbiamo il cane. Abbiamo quasi finito il secondo stagno. Qui abbiamo la lega, vedete? Io per il momento sono in lega amatori, con 46, non so, 46 salti, forse, non so, 46, no, dovrebbe essere la distanza fatta. E devo arrivare a 82 per andare a bronzo.
Allora, topo, cervo e procione, penso che sia il procione. Procione, sì. Ok, il coniglio. Ok. Il tempio della conoscenza. Terzo stagno. Questo che è il cane. Il coniglio. Ecco un altro kit. Un altro cane. Un altro coniglio. Volpe, topo e procione, mi sa che la volpe. Sì. Sto prendendo tutti i progetti. Qui è la farfalla. Qui è la volpe. Il coniglio. La volpe. Il coniglio. La volpe, sempre gli stessi stanno venendo, adesso il coniglio. No, farfalla, procione e leone, non mi ricordo fra farfalla e procione, mi sembra che era meglio la farfalla. Farfalla, sì. Un gatto. Volpe. Il gatto di nuovo. Io non so, sono qui, penso che vedo quelli che ho selezionato, perché vedete il coniglio, il cane, il gatto, la farfalla, quelli che ho scelto io probabilmente sono. Qui abbiamo il coniglio di nuovo. Infatti, vedete, è andato qui il coniglio. E si vede che le scelte che ho fatto sono sempre state le stesse. Ecco un altro aggiornamento del premio finale. E andiamo, se non sbaglio, al quarto stagno. E partiamo subito dal gatto. Ok. La farfalla. Ecco un altro kit. Il coniglio. La farfalla di nuovo. Il gatto. Un altro kit. Il cane. Un altro kit, sto andando bene. Il cane o il gatto, che cos'è il gatto? Meglio ancora del cane. Ok. Il coniglio è il migliore in assoluto. Ok, ho ancora 900 lanterne. Il cane. La farfalla o la volpe, la farfalla mi sembra. Ok, cane. La volpe. La volpe meglio di procione? Sì, giusto. Il coniglio. Farfalla o gatto, meglio il gatto. Un cane. Ecco un altro kit. E il coniglio. E siamo arrivati
alla fine dello stagno, se non sbaglio il quarto. Prendiamo 50 punti in premio e andiamo al quinto stagno. Volpe. Coniglio. Abbiamo quasi finito. Ci rimangono 200 lanterne. Volpe o farfalla? Che era farfalla, mi sembra. Gatto. Coniglio e l'ultima. Ok, ci sono rimaste solo 20 lanterne, quindi ci fermiamo qui. Andiamo nell'inventario. Abbiamo preso 7 kit di selezione. Con 10 faremo il livello completo, però considerato che alcune cose io già le avevo in inventario, posso tranquillamente mettere un altro set. E vediamo invece il premio dell'evento. Al premio dell'evento, eccolo qui, l'aggiornamento del mulino su Eshun. Eshun però a me non mi convince, perché qui dice su Eshun, ma il primo significa acqua, in effetti. Eshun non so che cosa significa. Bah. Proviamo a scriverci mulino vicino, vediamo che ci dice. No, e qui me lo traduce. Bah, va bene, me lo traduce come fosse una parola cinese, mulino. Ok, allora, beh, per metterlo, diciamo che qui dovrei fare un po' di posto, mi ci vorrà un po' di tempo, adesso fare un po' di spazio anche, è inutile farlo vedere nel video, comunque il concetto del video era sostanzialmente questo, di scegliere gli animali nell'ordine che interessa, e l'ordine è quello stesso dell'anno scorso, quindi lo potete vedere nel fandom, però comunque diciamo, ecco, che l'ordine, se volete, se puntate al premio del giorno, ve lo potete anche segnare, è così, coniglio, gatto, cane, farfalla, volpe, procione, cigno, topo, elefante, leone, giraffa e poi giù di tutto il cervo. Se poi vogliamo metterlo in ordine, mettiamo il filtro, mettiamolo in ordine invece per avere il premio finale. Eccolo qui, allora i migliori sono pari merito in questo caso il procione e il cigno. Poi l'elefante, poi il cervo, viene un po' a rovescio rispetto a prima, poi il leone e giraffa, stesso punteggio, poi gatto, poi cane, volpe, farfalla, il topo e il peggiore di tutti è il coniglio, che prima era il migliore. Rimettiamolo nell'ordine di prima. Chiudiamo. Vedo che è bloccato il video, non so come mai, o meglio, è bloccato. È bloccata la mia immagine. Non so come mai, speriamo che il video vada tutto bene. Torno un attimo sull'altra modalità e voglio vedere che succede se, per esempio, andiamo dentro la torre di Galata. Vediamo se si vede, quindi è soltanto un problema dell'immagine della webcam, non fa niente, vi saluto così, fisso, con questo sguardo un po' fisso nel vuoto, fisso, vabbè, non fa niente. E non so se farò un altro video sull'evento, sembra che al momento non c'è molto da dire, è tutto abbastanza chiaro, è possibile che lo farò. E vi saluto, buon game, ciao a tutti, alla prossima.